Ciao a tutti ragazzi, bella lì e ben ritrovati sul mio canale per proseguire con NAC. Dunque, ci siamo quasi, stiamo andando avanti, ci stiamo avvicinando al finale, anche se manca ancora un po'. Perdonatemi, ma sapete come sono fatto? Nell'ultimo video mi sono incazzato più del solito, ma proprio perché certe cose non le tollero e non voglio tenermele dentro. Se penso una cosa, se penso che una cosa sia fatta male e sbilanciata, la dico, senza problemi. Poi ognuno ha la sua opinione, però veramente certe cose mi fanno incazzare. E avete visto? Chi ha seguito l'ultimo video, che puttanata che era quel pezzo là dove c'erano i due robot che sparavano e risultava macchinoso schivare e venivamo distrutti in 3 secondi. Vabbè, ok che lo sto giocando in difficile, già detto ripetuto, però comunque, prima di cominciare, come al solito, vi ricordo di condividere il canale con i vostri amici sui social se vi piace. Continuiamo dal capitolo 12.2. Basta sotterfugi. Anche se sarebbe meglio basta incazzature perché mi sono abbastanza incazzato questa serie. Eccoci qua, andiamo diretti senza perdere tempo. Almeno poi finito questo potrò dedicarmi bene bene, come ho già detto, a Devil May Cry 4 Special Edition e a The Plague Tale Requiem. A Plague, vabbè, ho pronunciato male quello che è. Saranno due serie lunghe, più che altro anche a Plague Tale sarà lunga. Ok. No, quel robot là no, vi prego. Potrei tentare una super. Quello se mi prende, ragazzi, mi sfracella proprio. Tra l'altro devo dire che non è che sono molto entusiasta. Entusiasta di dover rifare il boss finale del gioco, che sì, è figo, però minchia, è una bella palla il boss finale. Manca un pezzo per completare il trasformatore, quello è abbastanza utile. Ah, ok, pensavo si spostasse. No! Allora, qua potrei usare una super, ma vediamo se riesco a farne a meno. Ok. Ah, cazzo, questo pezzo qua è un po' rognoso. Fuori dalle palle. Pensavo di aver sbagliato il salto. Ah, comunque ragazzi, in merito per quanto riguarda i Metroidvania, ho veramente una voglia matta di giocare Moonscars. Spero che vengano inseriti i sottotitoli in italiano, perché sapete io non gioco più ai giochi che non hanno i sottotitoli in italiano. Li giocavo tanti anni fa, ma ora che gioco tanto tra canale YouTube e tutti i giochi che ho da finire in solo, non ho voglia di mettermi a fare i giochi con i sottotitoli in inglese, pur sapendo che mi perdo ottimi giochi, perché Moonscars penso che sia un gran bel Metroidvania, da quel poco che ho potuto vedere. Spero che mettano sti dannati sottotitoli in italiano, che poi non è che uno chiede il doppiaggio, cazzo, quantomeno i sottotitoli in italiano, figa. Ma non solo per quanto riguarda i Non correre in Metroidvania. fretta. Manca il pavimento. Da qualche parte devono esserci i dispositivi di emergenza per chi ha costruito questa aeronave. Ah! Levitatore. Questi sono l'ideale. Ti va di provarli? Uno. Due. Salta! Lo voglio anch'io sto coso. Avanti, Nagna! Vabbè, lui giustamente non ha bisogno di nessun levitatore. Bene, qua dietro avevo visto. Cercherò di andare Fai molta abbastanza attenzione, spedito. Nagna. Oh, che Discesa in palle. lunga. Schivata, ok. No. Qua è un problema.
Qua è un grosso problema. Che palle. Dai. Madonna che odio mi sta venendo. Devo uccidere anche l'altro? Ah, ok. Con quelli che sparano a rompere i coglioni più l'altro con la mazza. Ah, qua devo stare attento perché rischio di andare giù come un pirla. Ah, oh, cazzo, questi cadono. Dopo un po' mi ero dimenticato. No, vabbè, buona, dai. Fanculo. Mi ero rotto i coglioni, ragazzi. Potrei aver fatto una mossa sbagliata, vabbè. Ok. No, non rischio di prendere quello. Non mi interessa, rischio di cadere. Ok, quando fa il filmatino c'è il checkpoint. Se morivo lì dal robot mi sa che partivo indietro. Questi levitatori sono forti ma... Ah cazzo. Allora, fateli sparare uno, due. Ok. Non potete capire che odio provo per questi pezzi di merda. Infatti me ne vado proprio. Ok, giocata recente devo dire qua. Perché a volte è inutile uccidere tutti i nemici, è solo controproducente. Se rischiamo di prendere dei danni inutili. Tua mamma è quello? Sì, sì. Tua mamma è proprio quello. Oddio. No. Sto pezzo è abbastanza una rottura de balle. No. È perché se andate giù morite, eh. Oddio, meno male. Oh cazzo. Uno. Ok. No, oh cazzo. Sì, anche qua. Cioè, non ha senso. Come cazzo ha fatto a colpirmi lì poi? Vabbè, non commento neanche, dai. Sapete che io analizzo molto le situazioni, i pezzi. Come cazzo ha fatto a colpirmi che ero in copertura? Cioè, non l'ho capito, veramente. Cioè, ok che si salta così, però che palle, cioè, capite? Lo so anch'io cosa devo fare, però che due coglioni. La stronzata qua era, come cazzo ha fatto a colpirmi qua? Sì, vabbè, dai, mi usciva un po' la testa, ci può stare allora, però. I nemici più inutili del gioco. Di qua non fanno un cazzo. Ah, che due coglioni. Sbagliato, completamente sbagliato là. Ho tirato mentre stava tirando il nemico. Ah merda però. Ok. Se l'avessi fatto in normale, ragazzi, mi sarei divertito di più e mi sarei incazzato ovviamente di meno. Oh, qua c'è qualcosa. Però ripeto, non lo ricordavo così stressante e difficile, l'hai già detto più volte. Cioè più che altro in alcuni punti, ecco. Mo qua non ce la faccio, mi sa. Qua mi sa che muoio. Vediamo, mai dire mai. Ma vaffanculo, sparatevi nel buco del culo della vostra. Ancora è vivo? Ah, che due coglioni. Beh, se non altro adesso prendo la super, quindi sti cazzi. Io posso prendere la super, di là tornano i... vedete, questo è molto buono, almeno me li levo dai coglioni. Si può fare comunque saltando al momento giusto, vedete? Si può anche non utilizzare la super, però perché non farlo?
Che figata però la tempesta di reperti. Questa aeronave va dritta verso la miniera di Trog. Victor non ha di certo perso tempo. Interessante. Sorvoleremo il territorio di Gundar tra pochi minuti. E quindi anche la fabbrica? No. Saremo in tutt'altra zona. A meno che io non faccia questo. Ragazzi, stiamo per andare nell'area finale, mi sa. Se non recuperiamo la chiave, può succedere di tutto. Sì, certo. Prima la chiave e poi Charlotte. Però sbrighiamoci, ok? Dopo di te, Doc. Ragazzi, la parte finale. Ah, capitolo 12.3, a portata di mano, ok. Vediamo se riesco almeno a finire questo capitolo. Che cazzo. Io ho proprio fatto un erroraccio. Questi sono stronzi, eh. Ah, merda. Non sarà difficile vederla. Ah cazzo, non me l'aspetto. Sono stato però un coglione, lì me lo dovevo aspettare che non c'era un nemico, cazzo. Ma... me lo dovevo aspettare. Sono stato un po' ingenuo. Non vedo. Vedete che merda quando non si vede. Il visuale potevano gestirla decisamente meglio. Il problema è proprio questo. Non vedo un cazzo. Che palle, veramente. Questo è il classico esempio di come rovinare un gioco, eh? Mettendo una difficoltà senza senso, chiamata difficile, ma che è difficile artificialmente, non difficile, veramente difficile. Grazie al cazzo che è difficile, venite massacrati. Ok, qua ho giocato recentemente. E a me piacciono i giochi punitivi difficili, attenzione! Chi segue il mio canale, che ha visto le mie serie, lo sa, ma devono essere fatti con la testa. Intelligentemente. Questo non... no. Reperti. Ok. Oh cazzo, quello là però potrebbe entrare nel robot, devo andare, dovrei uccidere prima lui. Quando non si vede è una merda. Filmato.
Abbiamo attraversato quasi tutta l'aeronave. La chiave non deve essere lontana. Infatti è laggiù. E c'è Victor accanto. Facciamola finita. Fico il design della chiave. Qua è un problema. Devo studiarmi un attimo la situazione. Cioè, quel one shot lì veramente non si può vedere. Non si può vedere, è uno schifo, veramente, è uno schifo solo a vederlo. Vabbè che è grosso, ok, quel cazzo di robot. Però veramente che schifezza. Sono rotti i coglioni, dai. Non è troppo, è troppo. Se non bestemmio, guarda. Se non mi metto a bestemmiare, sto gioco non lo finisco più. Se iniziassi a bestemmiare come si deve, vedete che sto gioco lo finisco. Una bella bestemmia forte. Anzi, non una bella combo di bestemmie. Dovrei iniziare a bestemmiare inizio video e finire a fine video. Così vedete che non ho più problemi. Dai, spara le tue merde. 1, 2. Qua sono in 3. 2 fuori e 1 esce da là. Madonna, che 2 coglioni. E vabbè. Capite che è abbastanza frustrante sto pezzo? Oh, che 2 coglioni! Mamma mia! E alla fine vedrete che bordello è. Fine del gioco è un casino allucinante. Lì proprio l'apice delle bestemmie. Cazzo, quei razzi sono veloci, eh. No! Non me l'aspettavo, cazzo! Gli ho dato il colpo e gli ho treggiato indietro, vaffanculo, non me l'aspettavo, scusate. Certo che... Ah, che palle! No, che 2 coglioni pure sti teste di cazzo con la mazza. 1, 2, fuori dei coglioni. Così. Katrina è morta per colpa della vostra patetica intromissione. E ora toccherà a voi. C'è ancora tempo, Victor. Fermiamoci prima che la cosa ci sfugga completamente di mano. Non servirà a nulla uccidere altra gente. Basta! Siamo tutti destinati a morire. Questo non è giù di sorti. Il suo sangue è stato un bel sacrificio. Invece è morta inutilmente! Addio. Beh, hanno il levitatore, Bellissimo.
Adesso vediamo quanto siamo di tempo, ragazzi. Qua siamo al capitolo 13. Ragazzi, se lasciate fare a me. Sei, vabbè. Il potere della F. Vargas, sei qui. Te l'avevo promesso. Faccio in fretta le presentazioni. Questo è il mio assistente Lucas. Piacere, ho sentito molto parlare di lei. E questo è Nak. L'ultima volta non c'è stato tempo di presentarsi. Incantato. Mia cara, scusa se ti metto fretta, ma il mondo sarà in pericolo se non raggiungeremo la miniera di Trogdo. Ci sono ancora delle aeronavi intatte qui intorno. Può andare questa? Era il mio ultimo progetto per Gundam. Figa. Prima che scoprissi le sue vere intenzioni. Oh, ma è splendida! E le armi non mancano. Quelle ci serviranno. Però abbiamo un problema. I Goblin hanno preso ogni cosa. Non ho più reperti per alimentare il motore. Questo non dovrebbe essere un gran problema. Nak, ci pensi tu? Invece è un problema. Verso l'infinito e oltre. Terre devastate. Perdonatemi. 22 minuti, dai, posso andare avanti ancora un po'. Capite? Era la chiave che apriva la porta, non i reperti di Nak. Direi che non ha fatto una bella mossa, come avete potuto vedere. Quel pazzo c'è riuscito! Mamma, ragazzi, qua sono veramente madonne che volano a profusione. Questi golem sono fortissimi. Guarda che belli anche, molto belli esteticamente. Sto filmato. Eccoli, sono questi, quelli forti, forti. Devo stare calmo sto pezzo qua, anche se mi risulterà difficile, perché mi ricordo che qua c'è da incazzarsi. Capitolo 13.1, terra di nessuno. Tra l'altro qua si menano tra di loro. Stavo scrivendo in anticipo. No! Ragazzi, è veramente tosta. Più vedete che i golem si pestano. Ha pestato qualcuno, non so che. Minchia, questi li odio. Qua fa l'onda d'urto, devo saltare e colpirlo, sì, ma. Ah! Ok, questi qua, appunto, dopo che fanno l'onda d'urto, saltate e li colpite. Se no dopo diventano una rogna.
Qua ragazzi diventeremo veramente grandi, vedrete avanti, eh. Quanto diventeremo grandi? Hanno lo scudo. No. Uno, due, tre. Missile. E ora via. La musica è davvero bella. Però posso approfittarne e andare... E cazzo! Bene, me l'hanno ucciso, non so chi o cosa, ma va benissimo così. Meno lavoro faccio io, meglio è. Cazzo, questi qua con lo scudo sono una rottura di cose. Ah no, ok, però ho fatto una cazzata. Infatti. Apriti sesamo. Ok. Io approfitterei per andare contro di lui. Vedete? Così bisogna farli questi. Ecco perché facevo fatica. Forse in alcuni punti perché li affrontavo male. Perché poi qua se non li colpite subito dopo arrivano con la spada e hanno un gran range d'attacco, no? Sto valutando... No, vabbè. Ottimo. Ecco una bella palla. Quello ne fa tre, ok. Via fuori dei coglioni. Ancora più grandi, ma vedrete come diventeremo grandi. Qua è una figata, veramente. Guardate quei reperti là. No, 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 no. Sta roba no, la odio. Qua potrei morire facilmente perché sto pezzo qua è un po' discutibile. Quelli scappano fortunatamente. Più grandi. Oh cazzo. E vedete quanto è bello esteticamente Nax quando raggiunge la sua massima forma, la sua massima grandezza. Allora, fatemi vedere. Bene. Bene così. Ah, ok, qua devo andare. No, dai, merda! Quella gran... È che ste merde non si possono neanche distruggere. Erroraccio. Ho preferito fare così, ragazzi. Avrei potuto non utilizzarla, ma... Occhio perché lì si cade. Buongiorno. Ah, ragazzi. È giunto il momento di diventare grandi.
molto grandi. Ecco, l'avevo già detto in un altro video che feci su Nak, è un peccato perché il 2 è sì bello, mi è piaciuto, però cioè, paradossalmente nel 2 c'è un massimo, anche qui c'è un massimo che sarà questo o quello dopo, però qua è molto più grande Nak. Non mi è piaciuto che gli hanno dato, diciamo, un downgrade da quel punto di vista in Nak 2, appunto, che c'è un limite di grandezza, e non diventava neanche così grande, eh. Comunque guardate ragazzi, godetevelo. Guardate anche le corna viola. Magnifico. Guardate che bello che è. E diventeremo ancora più grossi di così, eh. Vi posso dire questo. Devastante. Così devastante, Nak. Oh, come mi diverto adesso. Ah, ho sbagliato però. Ovvio. Non dovete comunque sottovalutare la situazione. Essere grandi non vuol dire essere invincibili, eh. Ah, merda. Io spero col prossimo video di chiudere la serie, vedremo, eh. No, qua non siamo diventati più grandi, ma solo ripristinato un po' la vita. E guardate come siamo grandi ora rispetto ai nemici, no? Invece prima era al contrario. Loro erano molto più grossi di noi. Questo è un problema. Io ho proprio sbagliato, non pensavo mi colpisse l'onda d'urto, cazzo. Ma sotto qua c'è qualcosa? No, sotto lì si muore. Bravi, picchiatevi tra di voi e poi io ne approfitto. Ah no, mi sa che è la massima grandezza questa, eppure ricordavo diventasse più grosso. Poi il grosso vantaggio ora, essendo più grande, abbiamo una grande portata, vedete, i nemici posso colpirli da più lontano, giustamente più grande, braccia più lunghe. Quello è toast. Questi ci possono frantumare in un colpo, se non ricordo male. Devo un attimo ristudiarmelo. Facile che muoio qua. È ancora più grosso di noi, vi faccio notare. Molto figo esteticamente. Cioè, guardate, la vita, capite? Qua siamo tornati più deboli. Potrei utilizzare una super, ma non voglio. Cazzo, pensavo di arrivarci col pugno. Sì, sto pezzo è abbastanza... Anche lì. Cioè, capite perché dico che dovevano mettere la schivata dopo l'attacco ricerca? Perché lì siete morti. Cioè, lì non mi sento di aver sbagliato io. Ho fatto l'attacco ricerca, cazzo, fatemi fare la schivata dopo. E quindi è una merda, no? Vabbè, facciamo così che almeno lo eliminiamo. Però quelli sono veramente tosti, eh. Mette.
Vediamo. No, ho sbagliato. No, sapete cosa vi dico? È ancora vivo? Qua lì hanno tanta vita. Adesso mi fermo appena passa il capitolo, ragazzi. Penso che diventiamo più grossi a breve, in teoria. No, come prima. Ah, cazzo. C'è quel però il one shot, veramente, veramente. Quella roba lì è una roba... Ok che è più grosso, più forte, quello che volete, però... Veramente, qua gli sviluppatori, io gli darei una sberla per ogni morte che fanno. Non volevo incazzarmi, ma adesso mi stanno girando veramente i coglioni, eh. Hanno troppa vita, ok che sono... No! Meno male. Sì, dopo in teoria diventiamo più grossi di così. Ah, vi faccio notare che questi qua non attaccano nemmeno, vedete, quando siamo così grandi. E li si uccidono solo andandoli contro, senza colpirli. Ah, che palle. Lì saltate quando fa quella. Un altro, non me l'aspettavo. Meno male. Vediamo. Vediamo cosa succede. Che bello che c'è, guardate che bello, guardate. Ora ci è chiaro. Per dire il naso, appunto le corna viola. Quello di cui parlava quel graffito. Sì, questa potrebbe essere la fine del mondo. La trasformazione è già cominciata. Possiamo interromperla? Quella grande sfera è al centro della perturbazione. Distruggila e forse tutto sarà come prima. Là c'era il boss finale. Perdonatemi che ho parlato sopra il filmato, scusate. Sfera, ricevuto. Nak! Buona fortuna. Niente paura, Doc. Come dici sempre, io sono la tua più grande invenzione. Capitolo 13.2. Più grande e potente. Cioè, guardate che bello, dai. È veramente figo. Diventeremo più grandi di così, se non sbaglio. Comunque, ragazzi, io mi fermo qui. Allora, spero che il prossimo video sia quello di chiusura, ecco. Spero in un'ora di riuscire a cavarmela, non lo so. Eventualmente, se non riuscirò a chiudere il gioco con il prossimo, sicuramente, con due video dovrei chiudere la serie. Bene, detto questo, spero che anche questo video di Nak vi sia piaciuto e vi possa essere utile. Alla prossima. Bella linea.